Sì, yes, ma che tipo di evento è? Che tipo di fiera è questa a cui siamo venuti qua a Las Vegas? Per farvi capire l'importanza e la centralità al mondo e che questo evento ha avuto nel corso degli anni, vorrei iniziare questo terzo episodio, questo vlog del terzo giorno qui a Las Vegas, qui al CES, con l'inquadratura di questo muro alle mie spalle, perché la Consumer Technology Association, che è l'associazione che crea l'evento CES poi, esiste da 100 anni. Stanno celebrando il loro centenario perché sono stati fondati nel 1924, prima che esistesse la TV a colori, prima che esistesse la tecnologia, pensate quanto lungimiranti erano. E anche se il CES come evento è cominciato qualche anno dopo della fondazione dell'associazione stessa, questa fiera ha avuto nel corso degli anni una centralità incredibile, la presentazione di tante tecnologie che abbiamo visto come importantissime per il mondo. Soprattutto una volta, quando non esistevano i social, non esistevano le dirette YouTube e i post Instagram che le aziende possono fare e lanciare prodotti in qualsiasi momento dell'anno, il CES, questo evento una volta all'anno, era l'unico modo per presentare al mondo, per presentare ai giornali, ai media, alle cose varie, le innovazioni tecnologiche. E pensate, sono stati lanciati qua al CES nel corso degli anni il Commodore 64, la PlayStation, il CD, cioè i CD sono stati lanciati, sono stati inventati e poi presentati al mondo qua al CES, così come i DVD, così come il 4G come tecnologia, Atari 400, Atari 800, il primo registratore di videocassette, la segreteria telefonica, pensate, fino al 2022 mi pare, quando OpenAI è venuta a presentare un prototipo di ChatGPT, così come tantissime altre cose che sono proprio la fondazione del nostro mondo tecnologico e che grazie a questo evento che è stato inventato da questa associazione centenaria e che poi è nato l'evento in realtà successivamente, 1967 il primo CES. Per un decennio, poco più, sono andati avanti a farlo a New York, poi nel 78 si sono spostati qua a Las Vegas e dal 78 in poi è sempre qua a Las Vegas. Ogni anno, super centrale e niente, direi ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video, in questo vlog, giorno 3 del CES. Detto questo, torniamo ai padiglioni. Oltre alle classiche televisioni trasparenti che c'erano anche l'anno scorso, che erano la novità dell'anno scorso, non so quanto si vede nel video. Ecco, ecco, guarda, adesso vedi, si sta alzando l'immagine e vediamo la gente dall'altra parte. Ah, quindi no, hanno unito le due tecnologie dell'anno scorso. L'anno scorso c'era la prima televisione wireless e la prima TV trasparente. Quest'anno è la televisione wireless trasparente. Però vedi che comunque quando è illuminata copre bene. E poi sale questa specie di cortina per dare dei neri che sono veramente neri e dare possibilità di contrasto e cose varie. Questa è la macchina, la LG Able, che boh, ha una forma particolare. Secondo me è un concept, non può essere una vera macchina, non può essere una roba che vogliono veramente lanciare così com'è per andare sulle strade. Però ha un botto di spazio dentro. Eh sì, il bagagliaio fatto a capsule. Onesto, la televisione trasparente, implementata benissimo, super brillante. Non mi aspettavo che riuscisse a essere veramente brillante come colori quando è chiusa. E invece funziona benissimo. La macchina super bella, ma sono un po' due robe abbastanza inutili. Chi ha bisogno di una TV trasparente in casa e chi ha bisogno di una macchina, cioè boh, era anche la macchina carina, però implementata veramente strana, con quelle capsule nel bagagliaio, boh, sembra che vogliano solo mostrare cosa sono in grado di pensare. Ah, vediamo cosa fa Samsung. Allora, hanno un botto di roba qua dentro. Sicuramente i loro pannelli LED delle televisioni sono assurdi, cioè voi non vedrete niente di speciale qua, ma a occhio nudo è uno spettacolo per gli occhi, porca vacca. Poi vabbè, un sacco di robe mega fighe e mega costose, tipo il frigorifero col display, bello nella versione illuminata, però che figata. Un po' di laptop, altri laptop, questa qua deve essere la loro versione Air, cioè quelli più leggeri e meno potenti. Tablettone infinito, più bello dell'iPad, sensori, SmartThings, domotica, cose varie. Qua in mezzo a tutta questa folla, tra una decina di minuti fa il suo show il robot, quello che va in giro per casa di Samsung, quella specie di palla che pattuglia, mega televisioni, pannelli LED, cose, ma guarda, cioè a zero bordo, risoluzione 8K sui pannelli QLED. Guarda che opere d'arte queste televisioni, sottili, zero bordi, le casse sul retro, così il controller che è nel piedistallo,
i bordi che sono tutti un dissipatore, una griglietta, sanno il fatto loro. E anche loro, come LG, hanno i pannelli trasparenti. Qua ne vediamo due sovrapposti, ce n'è uno davanti e uno dietro, e stanno giocando un po' sulla tridimensionalità del fatto che quello davanti è trasparente e quindi vedi quello dietro e quindi hai due piani e cose varie. So che qua al CES Samsung ha presentato quest'anno anche uno schermo che tipo si allunga, una roba strana. Ah, il telefono pieghevole, il Samsung Flip tipo, che però si gira al contrario, cioè puoi girarlo sia da un lato con lo schermo per dentro, sia dall'altro con lo schermo per fuori, e questo non è mica semplice a livello meccanico. Infatti hanno giocato con le cerniere, gli scorrimenti e cose varie, però non li vedo qua nello stand, non so. Esatto, ci viene anche il dubbio che fosse Samsung. Vabbè, proseguiamo intanto. Sì, è Samsung, ma probabilmente lo espongono qua nelle sale segrete per i VIP, alle quali accedi solo su invito. Ah, Dodge, ma cosa fanno? Questa specie di moto bici? Cioè, penso che sia socialmente accettabile girare con una roba del genere solo se abiti in California. Kodak fa degli smartwatch. E lui? Salve! Vediamo se ti prende sotto. No, si è fermato. Oh, e poi prosegue. Non lo so, è un coso che va in giro. Ah, ma c'è Insta! Ah, anche Sony ha fatto una macchina. Qua va di moda fare automotive quest'anno. In collaborazione con Honda, perché leggo Sony Honda Mobility. Onesta come linee, non so, a me piace. Non è una futuristicata come quella di LG, non è una scoppiazzata come quella di Xiaomi. Sony Afila si chiama. A fela. Solo che, come quella Xiaomi nella sua versione a guida autonoma, nella versione Max, ha un bruttissimo notch in cima al cofano. Lì dove sta il leader, tutti i sensori, però a me è proprio brutto da vedere. Sembra un taxi senza scritta taxi. Comunque, notch a parte come linea è proprio bella. E ha lo yoke come volante. Grande Il è un appassionato di aerei che ha sdoganato di mettere uno yoke nelle macchine. Ah, abbiamo un display frontale. Boh, cose varie. Invece questa è la parte non automotive? Porca vacca. Si sono fatti una città di altro che uno stand qua. Ma che roba. Ah, mega interessante questa roba. Fanno schermi non riflettenti da mettere dietro agli attori, alle cose varie, per produzioni da cinema. Vediamo qua che c'è un tizio con il suo dolly, con la sua registrazione, fotocamere potenti e cose varie, che sta riprendendo quell'attore su una macchina con appunto uno sfondo che vedete essere proprio un pannello video, uno schermo, un pannello LED, non so. E poi con il risultato finale si ha già lo sfondo giusto, che poi ovviamente per una produzione cinema viene rimosso e rimesso in versione HD, in versione shading, con tutte le robe che vuoi, perché fanno così al cinema. Però hai già l'illuminazione giusta sul tuo soggetto, sul tuo attore, hai i riflessi giusti perché più o meno il paesaggio era quello che poi avrai alla fine. E non lo so, questo qua è il futuro del cinema. Ma tipo tutta la serie The Mandalorian l'hanno registrata in una stanza che era solo pareti di schermi, e quindi tutte le ambientazioni che vedete nel Mandalorian sono attori che camminano davanti a schermi, poi gli schermi vengono rimossi e rimessi. Sezione PlayStation, ovviamente essendo da Sony, ma sapete che non sono un gran gamer. Sì, ma questo monopattino, cioè monopattino normale, monopattino Red Bull maxato potente, cosa? Ma qua c'è l'amanuense giapponese che ti disegna, ti scrive sul ventaglio a mano con il pennello. Non ho idea di cosa stia scrivendo. Comunque volevo fargli scrivere clear for takeoff, ma secondo me quello che viene fuori dai traduttori è tipo puoi volare, cioè come tu puoi volare, cioè non lo so, non come autorizzazione ma come capacità. Allora, non ho idea di quale sia lo scopo di questi robot. Probabilmente sono tagliaerba, giardinieri, ma sono enormi. Ma che dite, me ne faccio mandare uno per tirare fuori il Vimana dall'hangar? Sono comunque dei cingolati robusti e potenti. Ma guarda che roba. Ah no, altro che giardiniere. Questo qua è quello per la neve. No, è per togliere la neve dai marciapiedi. Sì, ah, sì. Ha il, come si chiama, il torciglione della neve, e poi c'ha il coso che la spara via. Questo qua lo metti, ti fa tutti i marciapiedi del quartiere. Quella roba palesemente galleggia dalla forma che ha. Ah, lo spargisale. Eccolo, lo spargineve in azione. No, ma che roba. Ma sto scoprendo che il robot è tutto modulare. Cioè questo ha la parte di robot dietro, più hanno messo una parte di schermo davanti. Ma vedete che lo schermo è un modulo, e lì il robot, se lo vediamo, è lo stesso di questo, solo che invece che lo schermo lui ha la parte di spalaneve, e poi c'è la parte di spargisemi, e poi c'è la parte... Ma che figata! Tanta roba sto qua!